Sigle sindacati FIT CGL, FIT CISL e UIL Trasporti. Siamo con Giuseppe Lucciardo per la CGL, sicurezza, lavoro, salario. Queste le tre tematiche affrontate anche nell'assemblea delle scorse settimane. 10 giorni sono davvero tanti, è un'azione che era tanto che nel porto di Livorno non veniva intrapresa. L'azione è correlata alla crisi di sistema che sta attraversando il porto di Livorno, quindi uno strumento forte, potente, lo sciopero, 10 giorni ancora di più, ma era l'intento di scuotere un attimo le organizzazioni datoriali al fine, le società, l'organizzazione dell'area al fine di affrontare temi così rilevanti in una fase di crisi anche del paese. Primo piano appunto la questione del lavoro, che cosa non va nel porto, come bisogna subito reagire? C'è un problema organizzativo fondamentalmente, perché il porto di Livorno ha un'organizzazione che risale a metà degli anni 90 e tutto lo shipping mondiale ha subito profonde trasformazioni in tema di concentrazioni armatoriali e noi abbiamo la stessa organizzazione che non è più sufficiente o adeguata, diciamo, a sostenere i cambiamenti in corso. Sabato una nota da parte dei sindacati dopo l'assemblea, dopo la riunione che c'è stata in autorità di sistema portuale, quindi un incontro c'è stato, ma cos'è che poi non è bastato? Diciamo che un incontro c'è stato, non è stato infruttuoso, delle significative aperture l'abbiamo incassate, ma come sempre poi sono stati irrigidimenti su questioni di principio, ma prevalentemente era corretto che noi riferissimo ai lavoratori, ma soprattutto che si misurasse il rapporto di forza in campo, altrimenti poi per tavolo si decide poco. Quindi si pensa davvero di fare 10 giorni? Se fossero necessari sì, ma crediamo che se il buon senso prevarrà e se arriva una convocazione saremo anche pronti a sospendere e sederci a tavolo. Intanto nella mattina di questo lunedì com'è andato lo sciopero, l'adesione? Adesione altissima, grande consapevolezza da parte dei lavoratori, grande dialogo e discussione dell'organizzazione sindacale. Parlare con i compagni e le compagne di lavoro. Far rabbia a vedere magari un compagno di